Dunque, oggi, come dicevo, andiamo a riprendere un po' di argomenti specifici di approfondimento. Oggi l'argomento che vorrei raccontarvi prende spunto da quel esercizio che abbiamo fatto ieri, che è un argomento senza funzionare. E in particolare parliamo di S-Scanf, che è come sempre il nostro asso nella manica quando dobbiamo prendere dei contenuti da una stringa ed interpretarli a modo nuovo. Allora, notiamo la differenza tra le informazioni che abbiamo, che avevamo, quando abbiamo scritto questo commento. Abbiamo detto, ma la riga sarà fatta di questo, in questo modo, con questo formato, rispetto alle informazioni che abbiamo fornito alla povera funzione sscanf. In particolare noi sapevamo una serie di cose, ad esempio il numero telefonico, ci diceva il testo dell'esercizio di ieri, il numero telefonico è una sequenza alfanumerica, sull'alfa non avevo capito perché, ma così c'era scritto, lunga al massimo 15 caratteri. Cosa abbiamo detto all'S-Scanf? Beh, questa è una sequenza di una lunghezza non ben definita, leggi tutto ciò che trovi fino al primo spazio. La centrale si fa quello, legge qualsiasi sequenza di caratteri diversa da spazio e si ferma al primo carattere di spaziatura. Quindi abbiamo detto a S-Scanf meno di quanto in realtà sapesse. Non, perché non sappiamo come dirlo, non sapevamo ancora come dirlo, oggi impariamo, non sapevamo come far a dire sì, ma questa stringa che leggi non può essere tutta quindi in 15 caratteri, se lo fosse c'è qualcosa che non va, sì, ma questa stringa che leggi deve solo contenere lettere e numeri, non altri simboli che non sarebbero permessi. Percento S legge tutto fino al primo spazio escluso. Analogamente, anche se qui è meno sentito il problema, il fatto che il mese, il giorno e il mese siano espressi su due cifre e l'anno sia espresso su quattro cifre è un'altra cosa che noi sappiamo, ma qui con questi percento D non siamo stati in grado di esprimerlo. Il percento C è più facile perché un solo carattere non c'è nulla da dire. Andremo dopo a controllare se un carattere è oppure U. Quello che mi dà un pochino più fastidio di tutti è il numero di telefono, perché qui abbiamo una stringa esattamente di 15 caratteri, nulla vieta che in realtà la riga che leggo dal file contenga un numero di telefono che è di 20, di 25. Perché noi abbiamo sì limitato la dimensione della riga che leggiamo dal file, ma l'abbiamo limitata a un numero più generoso, abbiamo messo 50 caratteri per dire anche se la riga è più grande, ci saranno degli spazi in più. Il problema è che quando prendiamo la prima sequenza di caratteri priva di spazio, ecco, faccio un esempio molto semplice, un errore di sintassi molto semplice nel file, manca questo spazio. Manca questo spazio significa che la S-Scanf si va a bere tutta questa stringa, in cui il numero di telefono è collassato sulla data, e cerca di infilarlo nella stringa tell, andando ovviamente a sovrascrivere qualche cosa al di fuori della stringa stessa. Allora, quello che, prendendo spunto da questa singola istruzione, quello che voglio raccontarvi oggi è quali sono i superpoteri della funzione sscanf, oltre ai poteri di base che già conosciamo. Allora, come ragiona sscanf, come la scanf semplice? All'interno della, tutto dipende dalla stringa di formato, ovviamente, che è la legge, no, che sscanf deve seguire nel interpretare la stringa di passato, come abbiamo parlato. Allora, può avere tre tipi di caratteri, e ogni carattere che compare nella stringa di formato è uno specifico, un ordine ben preciso. E questi tre tipi sono caratteri stampabili, caratteri di spaziatura o specificatori di formato. Ma sono queste tre cose che ci possono essere. Ogni qualvolta leggiamo un carattere
stampabile per qualunque tipo di carattere, la funzione scanf si aspetta che tale carattere compaia esattamente così com'è nella stringa di ingresso. Quando noi abbiamo messo qui il simbolo di sbarra, qua il simbolo di sbarra, ci aspettavamo che dopo che la scanf aveva letto un numero intero, ci fosse esattamente una sbarra. Altrimenti, se non ci fosse la sbarra, se all'interno del file qualcuno avesse separato le date, che ne so, con un puntino o con un trattino, anziché una sbarra, la scanf avrebbe terminato la lettura a questo punto. Cioè, io qui mi aspetto una sbarra, non c'è, mi fermo. Me ne sarei accorto perché a questo punto scanf mi avrebbe restituito il valore 2, dicendo sono riuscito a leggere due parametri e poi mi sono fermato, perché non c'era ciò che mi aspettavo, ciò che mi hai detto che ci doveva essere, cioè la sbarra. Quindi ogni carattere che non sia uno spazio e che non sia un carattere di controllo, un percento qualche cosa, deve comparire esattamente così nella stringa che esaminiamo, altrimenti la scanf si ferma e non legge oltre. Oppure un carattere di spaziatura. Il carattere di spaziatura in realtà non è solamente il carattere spazio, ma è anche il carattere di tabulazione, anche il carattere di acapo. Quindi spazio, barren e tab sono, dal punto di vista della funzione scanf, trattate esattamente nello stesso modo, come se fosse una cosa unica. E in generale, infatti, il manuale del CIDO chiama white space, perché il carattere di spaziatura bianca non è solamente solo lo spazio. Allora, ogni volta che io trovo uno spazio nell'input, sto istruendo la scanf a passare oltre, saltare, consumare e ogni eventuale sequenza di zero o più spazi. Cioè questo spazio qui, che in realtà sarebbe inutile, tra un attimo vediamo perché, dice dopo la stringa che ho letto può esserci uno spazio, possono essere 10, possono essere 100, passiamo oltre, supera questi spazi e inizia a leggere l'elemento successivo dal primo carattere diverso da spazio, dove spazio è inteso in quell'accezione white space, quindi spazio pure a capo. Quindi un singolo spazio, mentre una singola sbarra matcha una singola sbarra nell'input, un singolo spazio nella stringa di formato matcha, corrisponde, no? Seleziona una sequenza di spazi che possono esserci o non esserci, e se ci sono può selezionare più di uno. Dicevo che questo spazio qua in realtà scritto qui non serve, perché poiché l'elemento successivo è un percento di, un numero intero, l'interpretazione stessa del percento di prevede di saltare eventuali spazi iniziali. Quindi quando lui comincia a leggere, dobbiamo leggere un numero intero, se trova uno spazio, beh, lo salta, gli spazi, cominciamo dal primo carattere del suo spazio per vedere se è un numero intero o no. Quindi in questo caso specifico, avere spazio seguito da percento di è irrilevante, avremmo potuto mettere anche attaccate queste due cose, e si sarebbe, la scanf si sarebbe comportata nello stesso modo. È un po' antintuitivo questo. Non vuol dire che leggi una stringa e un numero intero appiccicati tra di loro. È impossibile, perché il percento S non saprebbe fermarsi quando finisce la stringa e comincia il numero. Quello deve cominciare il numero, sempre parte la stessa stringa. No? Il percento S si ferma comunque quando vede il primo spazio, e il percento D se trova degli spazi se li mangia. Spazio iniziale. Quindi in realtà il comportamento senza questo spazio o con lo spazio è esattamente lo stesso, così è un pochino più leggibile, un po' più comprensibile, no? Altrimenti ci dà forse l'impressione sbagliata che la stringa e il numero possono essere appiccicati, ma non è possibile. Mentre sarebbe possibile avere così un numero seguito da una stringa senza spazio in mezzo. Ma perché? Ma perché il percento di sa fermarsi. Il percento di si ferma quando trova un carattere che rimane in mezzo. Quindi se scrivo 37k, percento di legge 37, la k rimane per il percento S, per la stringa. Ma invece scrivendo percento S percento D,
per centro-destra si mangia tutto. Io scrivo K37, il percentuale si mangia non solo la K, ma l'intero K37. Il percentuale cosa rimane? Rimane eventualmente, se c'è qualcosa, dopo il K37, dopo lo spazio, se c'è qualcos'altro, codificato come un numero intero. Quindi non sempre così intuitivo, bisogna ragionarci, ragionando come fa lo scanner, da sinistra verso destra un elemento per volta. Ho un comando, devo consumare dei caratteri nell'input, nella stringa analizzata, secondo questa istruzione. Saltare in spazio ovviamente significa fermarsi al primo carattere che non sia uno spazio. Oppure ovviamente se finisce la stringa o se finisce il file, ovviamente sono fermato. E poi ci sono gli altri specificatori di formato, dove effettivamente ci sono delle regolette in più. Allora, innanzitutto, per cento qualche cosa. Noi abbiamo già conosciuto alcuni di questi specificatori, che sono il per cento D, per cento F, per cento C e per cento S. Allora, oggi approfondiamo cosa fanno questi quattro e poi ve ne introduco un altro. Allora, la prima cosa che fanno tutti, innanzitutto, per cento C è anomalo. Nel senso che è l'unico specificatore di formato che quando viene attivato prende esattamente il prossimo carattere. Mentre invece in tutti gli altri casi, prima di cominciare a leggere, gli altri specificatori di formato saltano eventuali spazi iniziali. No, stesso ragionamento che abbiamo fatto un secondo fa sul percento D, dicendo che se ci sono gli spazi lui li ignora e poi comincia a leggere. Quindi c'è questa anomalia. Per cui se questo spazio che avevamo messo qua in realtà è inutile, anche se lo lasciamo perché chiarisce, questo spazio qui invece è essenziale, perché dopo c'è un percento C. No? E quindi se io dimenticassi questo spazio, cosa succederebbe? Che il percento D si legge questo numero, siamo a questo livello qua, e poi si ferma il primo spazio. Dopodiché il percento C che cosa leggerebbe? Esattamente il carattere successivo, ossia lo spazio, e non arriverebbe fino alla lettera F. Allora indicare questo spazio qui davanti, fin troppo spazio, indicare questo spazio qui davanti serve a dire, guarda che dopo che ho letto il numero 321, mangia tutti gli spazi successivi, e poi il percento C rimarrà il primo carattere che non è uno spazio. Quindi prima del percento C è rilevante, è rilevantissimo se mettiamo o non mettiamo uno spazio. Prima degli altri specificatori di formato invece è irrilevante, perché comunque ci pensano già loro a consumare eventuali spazi iniziali. Quindi percento C è l'eccezione, fa meno lavoro degli altri, non salta gli spazi. Gli altri è come se sottinteso avessero davanti sia il progetto D che il progetto S anche per le stringhe. Non siamo mai a leggere degli spazi davanti a una stringa, perché il progetto S prima non degli spazi e poi legge la stringa. È come se già loro dentro avessero uno spazio, no? Dico, salto lo spazio e poi comincio a fare la cosa. Percento C non. Saltati gli eventuali spazi che devo saltare, nel caso in cui non sia il percento C, cosa faccio? Vabbè, analizzo i caratteri successivi e continuo ad andare avanti fin tanto che i caratteri che trovo possono essere correttamente interpretati a seconda del formato specificato. Quindi se percento D io andrò avanti, posso aspettarmi in prima posizione eventualmente un segno più o un segno meno, poi una serie di cifre, basta. Numero intero. Se invece fosse un percento F è molto più complicato il formato che lo riaccetta. Al primo carattere fuori dagli schemi che lui non riesce a interpretare secondo il formato intero o secondo il formato reale, si ferma e lascia quel carattere libero per essere letto dallo specificatore di formato successivo. Per questo che dicevo che se noi avevamo, questo buttiamolo via perché non funziona, una cosa tipo 37K, il percento D legge tranquillamente 37, poi quando vede quella K non sa cosa farsene, si ferma e quindi questa K rimane a disposizione del percento S successivo, il
come per esempio essere prima si chiede ci sono degli spazi, devo buttare via, non ci sono spazi in questo caso, quindi parte direttamente a leggere dal carattere successivo. Ragiona così. Quindi questi sono i vari tipi di specificatori di formato che conosciamo. Noi abbiamo usato solamente alcuni di questi. Questa tabella è un pochino più completa, nel senso che ci dà anche quali sono gli indicatori di formato per usare con i tipi numerici, diciamo, non dico più avanzati, ma più particolari, no? Tipo i tipi short o long, o i tipi unsigned. Per 100 e per 100 x si aspettano che il carattere di ingresso sia scritto in base 8 o in base 16. Esistono anche per la printf, non ne avevamo visti. Quindi se per caso volete leggere un numero in base 8 o in base 16, se lo leggete con percento x anziché con percento d, lui lo converte dalla base 16 anziché dalla base 10. Percento d. Ricordiamoci che d sta per decimale, non sta per intero. È il formato in cui il numero è scritto. Sono sempre in. Ecco, attenzione solo a questa simmetria. Noi normalmente usiamo variabili float per 100F, se dovessimo usare una variabile double è un errore che si fa spesso, dimenticare che leggere un double si fa con per 100LF, sarebbe long float, LF. E poi c'è il famoso per 100F per leggere le stringhe. Più una cosa strana. Allora, in realtà questo specificatore di formato è possibile dare delle istruzioni in più, come già avevamo visto al suo tempo per la printf. Chiaro che qua sono più semplici, perché nella printf io prescrivo esattamente come dovrà saltare fuori l'output e quindi devo avere un controllo molto preciso. Nella scanf devo decidere che cosa accetto, ma poi esattamente che cosa c'è scritto lo deciderò in tempo. Quindi o meno controllo alla fine. Ma un parametro che sicuramente è utile è un valore numerico tra il percento e lo specificatore di formato. Che cosa indica questo valore numerico? Indica il numero massimo di caratteri che devo leggere per quello specifico comando. Quindi il percento D dice leggi il prossimo numero intero e se nell'input c'è 1, 3, 4, x, y, z, percento D si ferma dopo il 4 e quindi il numero è 134. Percento 2D significa leggi il numero intero al massimo di due cifre, di due caratteri, pardon. Quindi leggi al massimo due caratteri e converti con un numero intero. Quindi in questo caso 1, 3, ho letto due caratteri e poi mi fermo qui, anche se il 4 sarebbe una cifra valida con un numero intero, ma decido, ma c'era il 2 davanti che mi dice dopo che hai letto due caratteri fermati comunque, anche se vorresti ancora andare avanti. E quindi il valore numerico in questo caso sono i 13. O che sono due caratteri e non due cifre, come ho detto erroneamente prima, per cui se ci fosse scritto meno 134, il valore letto sarebbe meno 1. Meno per uno non può sperare. E questo è utile in particolare quando leggiamo le stringhe, che mi permette di specificare qual è la lunghezza massima di questa stringa che voglio leggere. Quella è la stringa da 6 caratteri, se io dopo 100 S li leggi tutti e 6. Se voglio leggere solamente i primi due, per 102 S mi legge solamente i primi due. E questo già ci dà una parziale risposta al problema che ci siamo posti primi, come facciamo a fare in modo che non legga eventuali numeri di telefono errati con più di 15 caratteri. Anziché per 100 S che mangia tutto, limitiamo la lunghezza stessa. Poi esiste un'altra variante che può tornare utile quando ci accorgiamo che nel file ci sono dei dati che solamente non ci interessano, di cui non ce ne frega niente.
però ci sono. E magari ci serve il dato successivo. Allora, immaginiamo che ci sia nell'input 10 Pippo, quindi un intero e una stringa. Quindi per acquisire entrambi i dati, niente di speciale, %D, %S, un intero e una stringa. Se però nel mio programma, per ciò che devo fare, se però per ciò che devo fare nel mio programma mi servisse solo Pippo e il numero intero non mi servisse, vabbè, chiaramente la seconda soluzione non mi serve, sbagliata, perché io dico, a me serve solamente la stringa, e però scanf va bene, ma legge la prima cosa che trova, quindi legge il 10 come stringa e mi restituisce quella e ignora Pippo. Se io volessi solamente leggere Pippo, perché non mi interessa memorizzare da nessuna parte questo numero intero, qui l'ho messo dentro una variabile x, quindi potrei sempre mettere dentro una variabile temporanea che poi non uso. Però è più bello rendere esplicito il fatto che non mi interessa. Allora, in questo caso c'è questo asterisco che sopprime la memorizzazione del risultato. %D legge il numero intero e lo mette in una variabile. %, asterisco D, legge il numero intero e non lo mette nella sua parte. Non lo memorizza nella sua parte. Però controlla che ci sia, fa gli stessi ragionamenti come se lo dovesse leggere. Faccio legge. Parlo di spazi davanti, spazi della parte davanti, eccetera, eccetera. Esattamente come %D, solo che alla fine non lo mette in nessuna variabile. Infatti, nei parametri successivi non vedete più la commerciale una variabile intera. Non c'è. Quindi è un %, solo a metà, legge un valore ma non lo memorizza da nessuna parte. Quindi può servire se ci serve un dato più avanti e vogliamo saltare dei dati interni. In casi particolari. L'unica avvertenza è che questo dato, poiché non è stato memorizzato, non viene conteggiato nei valori ritornati della funzione scanf. Quindi la scanf in questo caso ritorna 1, pur leggendo correttamente i due dati, il 10 non l'ha memorizzato e ritorna 1 e non ritorna 2. Quindi la regoletta che vi dicevo fino a ieri, il valore di ritorno della scanf deve essere uguale al numero di %, perché sono sicuro di aver letto tutti i dati, e adesso ve la correggo, il numero di %, non soppresso da un asterisco, quelli non mi contano, giustamente perché quel dato non viene salvato. Ecco, l'ultimo, diciamo, modo di complicazione, approfondimento lo facciamo sulle letture di stringhe. Cioè, estrarre una sottostringa a un certo punto con certe caratteristiche da una stringa data. Noi finora abbiamo fatto con lo specificatore %S. %S è un pochino ottuso perché conosce una regola sola. Per lui una stringa è una sequenza di caratteri qualsiasi fino al primo spazio, o carattere di white space, escluso. È possibile però insegnare alla scanf un modo diverso di concepire una stringa, dicendo quali sono i caratteri che riteniamo leciti per far parte della stringa che cerchiamo, e viceversa i caratteri che invece riteniamo vietati. Cioè, normalmente la scanf, %S, ritiene lecito qualunque carattere tranne lo spazio, quindi legge una sequenza di qualunque carattere fermandosi al primo spazio. Adesso noi possiamo riprogrammare questo comportamento dicendo leggi una sequenza di qualunque carattere appartenente a questo insieme di caratteri che ti dico io e fermati al primo carattere che non appartiene a quell'insieme di. E quindi lo possiamo scegliere noi. Come? Con una sintassi un po' strana, in cui anziché %S, scriviamo %, aperta quadra, chiusa quadra.
si comporta come una lettura di stringa, quindi si aspetta alla fine un vettore di caratteri in cui memorizzare la stringa. È sempre una stringa. È una stringa che è delimitata non da spazi ma da qualcos'altro. Tra le parentesi quadre ci mettiamo l'insieme dei caratteri che per noi costituiscono i valori, i caratteri leciti che vogliamo trovare dentro la stringa. Quindi esempio, %R significa dammi tutte le stringhe che sono fatte solamente di R minuscole. 1R minuscola, 2R minuscole, 5R minuscole, 77R minuscole di fila. Sono valide. Appena trovi qualcosa che non sia un R minuscola, ti fermi. Non credo che serva mai questa cosa qua. È più utile dare un'alternativa. Beh, tutte le stringhe che sono fatte di qualunque combinazione, permutazione di qualunque lunghezza dei caratteri di ABC minuscolo e ABC maiuscolo. E quindi ti fermi al primo spazio, o alla prima D, o al primo punto esclamativo, o al primo numero, alla prima cosa che non sia un ABC maiuscolo o minuscolo. Questo si può anche abbreviare, nel senso che quando abbiamo delle sequenze di lettere o di cifre, possiamo anche indicare la prima e l'ultima separata da un trattino, dalla A alla C, dalla E, dalla A maiuscola alla C maiuscola. E questo ci permette di scrivere senza impazzire, e da qui in avanti cominciano quelli utili, ci permette di scrivere senza impazzire, ad esempio, voglio leggere solamente lettere alfabetiche. Dall'A piccola alla Z piccola, oppure dall'A grande alla Z grande. Quindi in questo caso lui leggerà la prossima stringa, ma potrà leggere solamente caratteri alfabetici al primo carattere numerico o di punteggiatura o di spazio, ovviamente si fermerà. Quindi qui mi permette di essere più selettivo che non un %S normale. Così come %09 legge una stringa che sia fatta solamente di cifre numeriche, una sequenza di cifre assolutamente numeriche. Si ferma la prima cosa che non sia cifra. Non me la converte in intero, la tiene sempre come stringa, perché sempre di stringhe stiamo parlando. Ma stringhe composte da questi caratteri. Allora, per il nostro scopo, per il nostro esercizio, la stringa, il numero di telefono, diceva il testo, è una stringa alfanumerica. Allora, in questo caso la specificherei così. Una lettera, qualunque lettera minuscola, una qualunque lettera maiuscola, una qualunque cifra, vanno bene. Quindi leggi sequenze che siano combinazioni e permutazioni di una qualunque sequenza di questi caratteri. E appena trovi un carattere che non fa bene, ti fermi. Ecco, è possibile invece, in questo caso stiamo specificando quali sono i caratteri permessi, i caratteri che mi piacciono. È possibile viceversa specificare anche, ci troviamo più comodo, i caratteri che non ci piacciono. Cioè leggi fino a che non trovi uno di quei caratteri, a quel punto ti fermi. Quali sono i caratteri vietati che non devono finire nella mia stringa? E lo si fa usando il simbolo di accento circonflesso, cappellino qua, come primo carattere dentro le parentesi quadre. Quindi non x, una stringa, una qualunque lunghezza, fatta in una qualunque combinazione di qualunque carattere, compresi gli spazi a questo punto, lo spazio non ha più un significato determinatore, e ti fermi invece quando trovi una X minuscola, in tutti gli altri casi continui. Oppure ti fermi fino alla fine della riga, cioè ti fermi, leggi tutti i caratteri che non siano un barra N. Quindi in questo caso, se ci fossero degli spazi, li leggi, perché non sono vietati. Solamente la R. Mi da lì fino alla fine. Oppure un carattere che non sia un simbolo di punteggiatura o uno spazio. Beh, qui si dice punteggiatura, non li ho messi tutti, mancano le virgolette, le parentesi, ma era per fare qualche esempio. Ok, quindi con questi possiamo dare un controllo maggiore ai dati. Perché di fatto specifichiamo alla fscanf nel caso del tuo di stringhe esattamente se deve fermarsi prima o se deve andare un pochino più avanti rispetto
al comportamento predefinito, preprogrammato del %S, che vede come spazio. %S di fatto sarebbe % aperta quadra, cappellino, spazio, chiusa quadra. Quando si chiama %S stiamo dicendo questo. Leggi tutto fino a non il primo spazio. In realtà spazio è dato da re. Quindi %S è solamente una scorciatoia e il caso generale in realtà è questo. Allora, vuol dire con queste cose che noi potremmo migliorare la nostra stringa di formato qui sostituendo a quella che avevamo scritto ieri una che fa uso di queste informazioni in più che abbiamo. Ad esempio, il numero di telefono è, diceva il testo, una stringa alfanumerica lunga al massimo 15 caratteri. Innanzitutto una stringa. Non mi va bene la definizione di %S, e quindi specifichiamo noi di quali caratteri può essere fatta questa stringa. Alfanumerica, lunga al massimo 15 caratteri. Per 115 caratteri alfanumerici. Se il numero di telefono fosse più lungo di 15, lui le legge comunque 15, le mette dentro la stringa tel e i caratteri di eccesso rimarrebbero non letti e proverebbe a leggerli il % successivo. Poi abbiamo la data, che vabbè, questo non cambia molto, al massimo possiamo dire %2D, %4D. Quindi se per caso qualcuno mi provasse a dire che siamo nel giorno 206 del mese di maggio, come le legge, no, 206, lui mi leggerebbe solamente i primi due caratteri, che sarebbero 20, dopodiché il 6 rimarrebbe e verrebbe confrontato con la sbarra, ovviamente il 6 non è una sbarra, e poi si ferma. Quindi mi accorgerei in quel caso. Ovviamente se è più corto di due caratteri va bene lo stesso. Questo è il numero massimo di caratteri. E poi c'è il numero, cos'era, di minuti, di secondi, e poi c'è il carattere, fin qua non abbiamo nulla in più da specificare. Quindi può tornare utile alcune volte conoscere questa sintassi qui, % aperta quadra, perché ci può risparmiare parecchio lavoro di analisi delle stringhe, che a volte si deve andare a cercare all'interno di una stringa, che sono una sequenza di cifre o di simboli di un certo tipo. Un modo è quello di lavorare ovviamente con gli indici, faccio un ciclo e vado a carattere per carattere e controllo la conoscenza, ma a volte conoscendo questo si riesce a far fare il lavoro all'SSKNF che faccio da soli, quindi è una comodità in più. In questo esercizio specifico non era così importante, no? L'ho usato come pretesto per... Non era così importante perché il testo diceva esplicitamente di soprassedere rispetto ai possibili errori di formattazione del file. Ecco, le variabili che sono dopo non le ho toccate, eh? Non cambia nulla. Tutta questa cosa strana è sempre un %S, è sempre una lettura di una stringa, di un vettore di caratteri che viene memorizzato qua dentro. Ok? Allora, vabbè, adesso mettiamo come commento la versione base e teniamo quella super, tanto per avere una versione compilabile. Allora,
sempre andando avanti, no? Sugli esercizi d'esame io oggi ho scelto questo, che era del 22 luglio, quindi secondo appello dell'anno scorso. Il cui tema principale è non fidatevi delle apparenze. Adesso lo leggiamo e poi cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Si è dato un file il cui nome viene passato come parametro sulla linea di comando e contiene la descrizione di un insieme di rettangoli posizionati su una matrice di punti. Si è definito sulla matrice un sistema di coordinate cartesiane dove ciascuna coordinata è un numero intero che varia da 0 a n, estremi inclusi. L'origine è il punto in alto a sinistra e le coordinate aumentano da sinistra a destra e dall'alto in basso. N è una costante nota a priori definita attraverso una direttiva define. Cioè, si sta parlando di una griglia di quadretti in cui anziché chiamarle righe e colonne le chiama coordinate, che sono numeri interi tra 0 e n, quindi questa griglia è di n più 1 righe per n più 1 colonne. Sta descrivendo una matrice, cioè l'ha fatta lunga per dire c'è una matrice quadrata. Ogni riga del file contiene la descrizione di un rettangolo definito all'interno di quella griglia. E il rettangolo è descritto nel seguente formato: x1, y1, x2, y2, dove x1 e y1 sono le coordinate del punto in alto a sinistra del rettangolo, mentre x2 e y2 sono le coordinate del punto in basso a destra. Quindi si presuppone che x1 sia minore o uguale di x2 e y1 sia minore o uguale di y2. Allora, in alto a sinistra e in basso a destra, le coordinate crescono in modo convenzionale per l'informatica, ma meno per la matematica, crescono in questo modo. L'origine è qua, in alto a sinistra. Normalmente tutto ciò che ha a che fare con la computer grafica ha l'origine in alto a sinistra, quindi quando si rappresentano delle mappe, delle cose di questo genere, il punto 00 anziché in basso a sinistra, come faremo in un grafico matematica, è in alto a sinistra. E quindi l'asse Y cresce verso il basso, l'anomalia è quella. L'anomalia, la differenza. Il numero totale di rettangoli, ovvero di righe del file, non è noto a priori, non assume alcun tipo di ordinamento delle righe stesse. E non sappiamo come sono ordinate le righe. Il numero totale di rettangoli non è noto a priori è una frase banale, ma è chiave perché proverò poi a cancellarla mentalmente e vedere che in realtà si risolve in modi completamente diversi questo esercizio a seconda che quella frase ci sia oppure non ci sia. Scrivere un programma in C per verificare che tutti i rettangoli descritti nel file siano privi di sovrapposizioni gli uni rispetto agli altri, sottinteso, occupino cioè caselle della matrice disgiunte. Il programma deve controllare il file in cui viene il cui nome viene passato sulla linea di comando, deve posizionare i rettangoli nella matrice e scrivere il messaggio nessuna sovrapposizione tra i rettangoli se il file soddisfa il criterio, oppure i rettangoli hanno almeno una sovrapposizione in caso contrario. Banale. Cioè, sta spiegando nei dettagli una cosa che è semplice. Mi hai già detto verificare che siano privi sovrapposizioni, qui avevo già capito. Va bene. In caso il file contenga interi non compresi da 0 a n, tali da non soddisfare le relazioni d'ordine o tali da non soddisfare le relazioni d'ordine previste, il programma deve produrre un messaggio errore informato al file ed interrompere l'esecuzione. Va bene. Ad esempio, se io avessi una matrice con n pari a 10, quindi 11 per 11 la mia matrice, questi rettangoli sono rettangolo che ha l'angolo in alto a sinistra nella cella 2, 1. Ascissa 2, ordinata 1, questo è l'angolo in alto a sinistra del rettangolo, angolo in basso a destra, x uguale 6, y uguale 2, x uguale 6, y uguale 2, l'angolo in basso a destra è questo, quindi questo è il rettangolo, è il primo rettangolo. Secondo rettangolo 8, 7, 10, 9, quindi 8, 7 inizia qui e finisce in 10, 9, finisce qui,
Quindi questo è il rettangolo di un 3x3, è un quadrato, capita che sia un quadrato. Il secondo. Il terzo, 5, 2, 9, 6. 5, 2 comincia qua, 9, 6 finisce qua. Quindi è questo qui. Anzi, dal disegno si vede che questo è sovrapposto ovviamente col primo. Questi due quadretti che sono disegnati di colore più scuro appartengono, no, all'angolo in basso a destra del primo rettangolo e all'angolo in alto a sinistra del terzo rettangolo. E questo è ciò che dobbiamo scoprire. Poi c'è l'ultimo, 0,8, 5,8, che è un rettangolo smilzo messo di così. Ricordiamoci che c'è una relazione di minore uguale, non di minore. Quindi può benissimo darsi che i rettangoli siano estesi su una sola riga o su una sola colonna, o al limite siano di una sola cella. Messo per ricordarcelo nell'esempio. Allora, in questo caso il programma mi dovrà dire che i rettangoli hanno almeno una sovrapposizione. Non è richiesto da questo esercizio che ci dicano quali sono i rettangoli e dove si sovrappongono, solamente sapere se si sovrappongono oppure no. Allora, come lo affrontiamo questo esercizio? Qui ci vedo due modi completamente diversi e, come vi dicevo, c'è questa frasetta qui che mi fa pendere per l'uno oppure l'altro, la frasetta che diceva il numero di totale di righe non è noto a priori. Il modo più, forse, diretto, non so, credo che sia il primo che viene in mente, è quello di fare effettivamente una matrice. Io vi costruisco quella matrice effettivamente di 11x11 caselle, poi leggo il file, ogni volta che leggo un nuovo rettangolo vado a colorare le caselle di una matrice. Quindi una matrice la vedo riempita di tutti i zeri, poi quando ho le coordinate di un rettangolo vado a mettere, non so, degli 1 nelle caselle corrispondenti all'area occupata dal rettangolo. E se per caso mi accorgessi che sto per mettere un 1 in una casella dove c'è già un 1, mi fermo perché ho scoperto una sovrapposizione. Oppure, se voglio fare più fine, vado a incrementare il valore della casella, se c'era 1 metto 2, e così alla fine saprò anche dirti quali sono le caselle che hanno valore maggiore di 1 e quindi dove c'è una sovrapposizione. Ma questo è di più che non è richiesto. Quindi sarebbe, una soluzione sarebbe questa. Permette di leggere una riga per volta nel file, leggo una riga, coloro di 1 parte della matrice, leggo la riga successiva, ricoloro, leggo la riga successiva, eccetera, eccetera, fino alla fine del file. Questo richiede, questo va bene, no? È la soluzione base, quella che si è venuta in mente quando si è scritto questo testo. È una soluzione che non sarebbe facilmente estendibile se cambiassero un pochino le condizioni. Provo a spiegarmi. Se questo n, anziché valere 10, valesse 10 milioni, il problema sarebbe perfettamente definito. Però una matrice da 10 milioni per 10 milioni più 1 di righe e di colonne mi fa 100 milioni di milioni di 4 byte l'uno. Mi sa che il compilatore mi fa una pernacchia se cerca di allocare. Ma il problema è perfettamente definito. Semplicemente c'è un limite al valore n alla quantità di memoria che quella matrice può occupare. Altro esempio, se qualcuno dicesse: ma se x e y non fossero reali anziché interi, casca tutto, perché se sono reali non posso avere una casellina per ogni possibile valore di x e una per ogni possibile valore di y, perché è un continuo. Ovviamente
ovviamente questo esercizio non dice né l'una né l'altra cosa, quindi va benissimo così. Ma proviamo a pensarci. Come risolveremmo questo esercizio se x e y non fossero reali? Oppure, che è la terza cosa, se n valesse 10 milioni? Saremmo in grado di risolverlo? O meglio, se io ti dessi questi numeri, saresti in grado di trovare eventuali sovrapposizioni senza costruirla con la matrice di sotto? Dovrò lavorare sulle disuguaglianze tra coordinate. Questi due triangoli si intersecano non perché occupano una parte comune di lavagna, sì, certo, anche, ma perché il punto A' è interno al rettangolo ABCD. Cosa vuol dire che A' interno al rettangolo ABCD? È che A' è un punto, innanzitutto è uno dei vertici del rettangolo primo. Ma questo vertice ha le coordinate, la scissa compresa nell'intervallo di ascissa del primo rettangolo e l'ordinata compresa nell'intervallo di ordinate del primo rettangolo. Quindi io ho scoperto che sono sovrapposti perché la x di A' è compresa tra la x di A e la x di C e contemporaneamente la y di A' è compresa tra la y non di C, scusate, di B. Tra la y di A e la y di C. Allora, questa è una verifica che posso fare senza avere quella matrice là, semplicemente giocando una coordinata. Questa x di A e y di A erano chiamate x1, quella di B e di C erano chiamate x2 e y2, l'ultima ascissa e l'ultima ordinata. Quindi bisogna un po' traslare la notazione geometrica nella terminologia dell'esercizio. Però è sufficiente che io prenda le quattro coordinate di un triangolo, di un rettangolo, le quattro coordinate dell'altro rettangolo, prenda i quattro vertici, che devo farlo non solamente su A', ma anche su B', C', D', questo controllo, perché potrebbe essere su in alto, potrebbe essere. E per ciascuna di queste quattro coordinate del secondo rettangolo, verifico queste disuguaglianze rispetto al primo. Se sono sempre false, non ci sono mai rettangoli che sovrappongono. Se ne una volta una vera, entrambe vere, allora quei due rettangoli lì si sono comodi. Non mi serve la matrice. Cosa mi serve però avere? Mi serve avere tutte le coordinate di tutti i rettangoli che ho visto. Perché devo poter confrontare ciascuno con tutti gli altri. E quindi devo avere una struttura dati vettoriale lunga, grande, quanto è il numero di rettangoli presenti.
non importa più il numero di caselle, possono anche essere 100 milioni le caselle, ma devo poter, per poter fare questi confronti, devo poter confrontare il rettangolo numero 3 con il rettangolo 118. E quindi devo avere tutti questi rettangoli in memoria per poter fare tutti i controlli. Non mi basta leggerne uno e poi qui lo confronto se gli altri non li ho più. Leggo il secondo, devo ancora ricordarmi il primo. Leggo il terzo, devo ricordarmi il primo e il secondo per poter fare i confronti del terzo con quelli precedenti. È una sorta di ricerca di duplicati questo, no? Allora un vettore dovrebbe vedere se ci sono due elementi uguali. In questo caso non vediamo se sono due elementi uguali, ma sono due elementi che hanno qualcosa in comune. Ma il concetto algoritmico è lo stesso. E quindi richiede, no? Per risolverlo in questo modo, più algebrico direi, è necessario che io disponga di una di un vettore lungo tanti elementi quante sono le righe del file, e quindi deve cadere questa richiesta. Il numero di righe del file non è noto a priori, devo poter conoscere un limite massimo al numero di righe del file. Quindi questo tipo di esercizio, a seconda delle condizioni che poniamo, porta a due modalità esecutive completamente diverse. Da un lato, se posso sapere, posso avere un limite alla dimensione della matrice, quello del testo originario, ti dà un limite alla dimensione della matrice e un limite ai valori che potevi avere, numeri interi, compreso un range relativamente piccolo. Allora questo lo potevi fare su un numero di rettangoli anche infinito, perché tanto li devi dipingere nella matrice. Non ti interessava limitare il numero di rettangoli. Oppure, matrici anche sterminate, numeri anche reali, quindi non ho nessun limite sul campo di gioco, ma limito il numero di rettangoli, perché devo poter leggere tutti contemporaneamente. Risolvere questo senza, nel caso più generale, nessun limite sul numero di rettangoli, nessun limite sulla dimensione della matrice, diventa un problema decisamente più complesso, perché in realtà di fatto dovrei rileggere il file tantissime volte. Che poi se propongo che sia enorme questo file diventa molto complesso e lento da implementare. Allora io per gioco, per divertimento, proverei a risolverlo in due modi, così vediamo anche due approcci diversi, no? Io ho fatto tutto questo racconto, queste ipotesi, solo per mettervi in guardia dal fatto che non è detto che poiché ci disegnano una matrice, il modo giusto di risolverlo sia fare una matrice. Dobbiamo sempre chiederci qual è l'algoritmo che stiamo affrontando. Non sempre è così diretto. Infatti, la scelta se farlo dipingendo la matrice, se farlo con le disuguaglianze, dipendeva essenzialmente da questa fase, dall'ipotesi sulle righe di un file, che non c'entrava nulla con la struttura dati, nulla con le coordinate. Ok? Allora, cominciamo a impostare la risoluzione in uno dei due modi. Allora,
realtà poi questo esercizio era molto semplice. Diceva, definisci N10, hai un argomento sulla linea di comando che è il nome del file. Ormai queste cose le sappiamo fare a occhi chiusi. Quindi un argomento che è uguale al nome del file significa controllare che ci sia un argomento se c'è estrarre il nome del file e provare ad aprire il file stesso. Controllando che sia stato aperto correttamente. Leggere il contenuto del file e andare a detto, dipingere la matrice. Quindi dobbiamo dimensionare innanzitutto la matrice, quindi sarà una matrice di interi di n più 1 righe per n più 1 colonne, n più 1 perché il testo dice che il numero di righe e il numero di colonne vanno da 0 a n, quindi ci sarebbe. In realtà le colonne e le righe sono una in più di n. Cominciamo a prepararci un po' di variabili per leggere il contenuto del file. Poi sicuramente una riga. Dove chiaramente la variabile importante è questa, è la matrice. Le altre sono variabili, comincio già a immaginarmi cosa scrivere dopo, quindi le dichiaro in anticipo per una volta. Quindi innanzitutto cosa devo fare? A questo punto leggi il contenuto del file, dopo aver inizializzato la matrice, devo mettere gli zeri ovunque, non posso lasciare in uno stato non inizializzata. Quindi innanzitutto devo riempire la matrice di zero. Attenzione, minore o uguale a n, non minore, come facciamo di solito, perché è minore di n più 1. Vabbè, ho messo 0 ovunque, ho il campo di gioco totalmente bianco, totalmente pulito, e comincio a leggere una riga alla volta. Per ogni riga del file, e per ogni riga del file sappiamo già come si scrive, estrai i 4 numeri che devono comparire su quella riga. E questi 4 numeri li metti nelle variabili x1, y1, x2, y2.
questo punto controlliamo se i dati letti sono corretti. No, il testo dice se i dati non sono corretti il programma deve stampare un messaggio ed uscire. Quando è che i dati non sono corretti? Se, vabbè, non c'erano quattro valori, quindi R è diverso da 4. Oppure uno di questi quattro numeri non è compreso tra 1 e N. Oppure X1 non è minore di X2, uguale. Oppure Y1 non è minore o uguale di Y2. Quindi sono tutte queste condizioni che, per me, che ci fanno dire questa riga non va bene. Allora, scriviamole. Le condizioni di errore sono R diverso da 4. Oppure, questa è una. Oppure X1 non è tra 1 e N, tra 0 e N, scusate. Quindi vuol dire che X1 è minore di 0, oppure X1 è maggiore di N. Allora, non va bene perché X1 deve essere compreso tra 0 e N, estremi inclusi, quindi se è esterno non va bene. Idem per, questo lo ripeto 4 volte, perché va per X1, va per X2, va per Y1 e va per Y2. E basta che una sola di queste condizioni sia vera che tutta la riga è da buttare. Oppure l'altro caso, quello in cui x1 deve essere minore o uguale a x2, quindi se x1 fosse maggiore di x2 non va bene. Oppure che y1 sia maggiore di x2. In tutti questi casi c'è un problema. Allora, se sono in uno di questi casi, spero di aver messo tutti, non aver fatto il lavoro di copia e incolla, perché questi casi sono frequentissimi, infatti l'ho fatto, Y2, e vai a debuggare questo errore qua, poi. Quando in alcuni casi strani ti legge delle righe che non dovrebbe. Però, cosa mi diceva di dire il testo? Un messaggio molto tipatico, errore nel formato del file ed uscire. Altrimenti, qui potrei mettere un else, ma non mi serve perché dentro ho l'exit, per cui se quella funzione è vera, il programma muore, non c'è else che tenga. Altrimenti devo, l'abbiamo detto prima, dipingere la matrice con degli uni. La porzione di matrice delimitata da x1 e x1, tra x1 e x2 come scisse e tra x1 e x2 come ordinato. Lì devo mettere degli uni. Se già non c'erano degli 1, se già c'erano degli 1 me ne accorgo. Quindi quali sono le celle che devo considerare? Sono quelle le cui ascisse vanno da x1 fino a x2 estremi compresi e le cui ordinate vanno da y1 a y2 estremi compresi. In questi casi, per questi elementi, ciò che dovrò fare è innanzitutto controllare se per caso nella matrice ij fosse già uguale 1, ho trovato una sovrapposizione. Altrimenti lo metterò io l'1.
Minore o uguale, grazie, sì. Quindi i e j andranno a spazzolare tutte le caselline relative al rettangolo di cui ho appena letto le coordinate nel file. Per ciascuna casellina ti chiedo, in questa casellina qualcuno ha già messo un 1 prima, se sì ho trovato la sovrapposizione, altrimenti no, metto io l'1. Dopodiché, alla fine di tutti questi cicli for, ti saprò dire se il rettangolo che ho appena letto si sovrappone con almeno uno dei rettangoli che avevo letto in precedenza. Come faccio a ricordarmi questa informazione? Beh, potrei usare un flag. Che inizia di 0 a 0, dove? Prima del while. Cioè all'inizio, appena ho aperto il file, dico non ne ho ancora visti i sovrapposti. Se però ne trovo uno, metto uno nel flag per dirlo già visto. Dopodiché lascio che il programma prosegua per la sua strada. Questo qui è il while della getesse. A questo punto posso andare a vedere cosa è successo. Se sovrapposti uguale 1, potrò dire ciò che mi chiedeva il testo: i rettangoli hanno almeno una sovrapposizione. Altrimenti potrò stampare l'altro messaggio che era nessuna sovrapposizione. Pur mettendomi l'impegno non sono riuscito ad arrivare ma non a 100 ma neanche a 90 istruzioni. Manca ancora la definizione della variabile sovrapposti, prima che me lo dica il compilatore, lo so già. String copy manca lo string.h. Oh, errori di compilazione non ce ne sono. Funziona, non funziona? Beh, dobbiamo verificarlo. Prepariamo un file di prova. Lo salviamo qua nel cartello di progetto, lo chiamiamo red.dat. E come primo esempio ci mettiamo dentro proprio i dati del nostro esempio, qua. E proviamo ad eseguirlo. Dovrebbe dirci che ci sono delle sovrapposizioni. Poi prepareremo un altro file in cui cambiamo le coordinate e vediamo se si accorge che non ci sono più. Allora, per eseguirlo, io apro il prompt dei comandi sulla della cartella che contiene l'eseguibile e facciamo solo attenzione che adesso okay, l'eseguibile mi dice il numero di argomenti errato, lo sapevo. Non posso il nome del file, red.dat, però non lo trova nella directory corrente. Ma perché il file red.dat, per dove l'ho salvato nella cartella principale del progetto. Mentre qua sono nella sottocartella bin debug, dove il code blocks mette l'eseguibile. Quindi un modo comodo è quello di copiare, ad esempio,
red.dat qui, in modo da averne anche una copia locale, la potete anche copiare da Windows, non cambia niente. E a questo punto lo dovrebbe trovare. I rettangoli hanno almeno una sovrapposizione. Proviamo a cambiare questo file. Abbiamo rettangoli 2 liberi. Rettangoli liberi, quali erano quelli sovrapposti? Questo e questo. Quindi basta che questo grande inizi non alla riga 2 ma alla riga 3. Quindi ho modificato questo numero. Adesso per provarlo posso anche qui copiarmi questo file dalla rettangoli liberi, dalla cartella principale alla sottocartella debug, oppure posso dire direttamente al programma vatti a prendere il file due cartelle sopra di te, così evito di copiarle e tenermi le aggiornate. Due cartelle sopra di te si scrive così: punto punto slash punto punto slash punto punto sale di un livello di volta. Se siete su una macchina Unix, lo slash ovviamente è questo anziché l'altro. E quindi evito di copiarlo perché vado a specificare direttamente il nome del file dove si trova, dando anche la specifica della cartella. E qui mi dovrebbe dire che non c'è nessuna sovrapposizione. E se non ci sono domande, direi che quanto ci serve per meritarci l'intervallo.